Io che ho vissuto l'epopea di Maradona a Napoli come inviato troppo speciale, nel senso mi hanno mandato troppe volte per lui della stampa, e che ho vissuto anche con lui una TV privata nei quartieri spagnoli, non vi dico altro, ecco, la fine del mondo era niente, sarà niente per voi che la vedrete. Rispetto a quello, vi posso dire com'era invece la vita dei giocatori di una volta. Valentino Mazzola, attenzione Valentino, il papà di Sandro, capitano, anima, motore del grande Torino, secondo Boniperti il più utile giocatore mai venuto al mondo, no? Boniperti era suo rivale diretto, e con Valentino Mazzola andava al cinema nel pomeriggio da solo, senza che dover fendere folle o chiedere protezione a polizie varie. E il ragazzo che sono io, che ero io, per la prima volta al cinema da solo, andò a Torino in un locale del centro, i Cinefili, era il posto dove poi Dario Argento ha ambientato la sequenza iniziale di Profondo Rosso, una piazzetta con un cinematografo sotterraneo. Mi sedetti, felice di essere autonomo, libero. Il film era Chiamate Nord 777, un noir si direbbe adesso, allora si diceva un giallo. Regia di Henry Hathaway, protagonista James Stewart. Ricordo due scarpe di uomo che salivano una scalinata, una donna della pulizia che spandeva sapone e acqua, e niente altro, perché feci così e al mio fianco c'era Valentino Mazzola. Tutto un tempo a guardare lui fisso, così, non so più nulla del film, non ho mai più voluto sapere nulla. Da cinefilo so che film era, ecco. Nell'intervallo, quando allora si scatenavano le venditrici di pinguini, di gelati, Valentino Mazzoli, il mio capitano, il mio dio, il mio totem, il mio tutto, mi guardò e mi disse: ragazzo, se nel secondo tempo guardi il film e non soltanto me, ti diverti pure. L'unica volta nella mia vita in cui ho voluto morire sul posto. Me ne sono alzato, me ne sono andato. Adesso provate a trovarvi al cinema vicino a un dio del calcio di oggi, molto meno bravo di Mazzola, ma non importa, però più popolare grazie ai mezzi di oggi. E anzitutto è un'ipotesi assolutamente impossibile, è fantascienza pura, perché casomai lui ha una villa con cineteca e sala per le proiezioni private. Beati voi che vi godete questi personaggi.